Ciao, mi chiamo Lucia e sono qui per proporvi un esperimento d'arte. L'ho chiamato Arte a portata di mano. È un nome un po' giocoso, perché per fare questo esperimento ci servono le mani, anzi soprattutto i polpastrelli, e poi, ovviamente, l'arte. Per farlo, come prima cosa, bisogna scegliere un'opera d'arte. Potete scegliere un'opera che avete visto in un museo, potete scegliere un'opera che avete studiato a scuola o, perché no, magari un quadro che avete in casa e che vi ispira particolarmente. Quando siete pronti, beh, state a vedere cosa faccio io. Io ho scelto un'opera di Frida Kahlo, un'artista vissuta in Messico, famosissima per i suoi ritratti colorati e ricchi di dettagli curiosi. Un po' come lei, che amava vestirsi in maniera colorata e amava la natura e gli animali. Siete curiosi di vederla? Allora seguitemi nell'esperimento d'arte. Per fare questo esperimento d'arte a portata di mano, ispirato all'opera di Frida Kahlo, Autoritratto con Bonito, servono un foglio di cartoncino A3, matita e gomma, forbici, colla a caldo, tessuti, piume, foglie, matite colorate, pastelli a olio, farfalle, un cordoncino di velluto o ciniglia. Per prima cosa tracciamo con la matita gli elementi essenziali dell'opera, come ho fatto io. L'autoritratto di Frida, il pappagallo sulla sua spalla, Bonito, il busto, e poi ripassiamo la traccia a matita con la colla a caldo, come se disegnassimo. In particolare definiamo gli occhi, le sopracciglia, il naso e la bocca. Quando abbiamo definito tutti i particolari, lasciamo asciugare la colla a caldo. Adesso è il momento di attaccare gli elementi tattili. Quando abbiamo attaccato tutti gli elementi sensoriali, le foglie, i piccoli bruchi, la farfalla, le piume del pappagallo Bonito e l'abito di Frida, lasciamo asciugare. Ecco, la nostra opera è pronta. Vi piace? Proviamo ad osservarla. Ma ricordatevi che per farlo dobbiamo utilizzare le mani e sentire le foglie, i bruchi, l'abito di Frida, le piume di pappagallo e il volto. E adesso siete pronti per sperimentare. Ricordatevi che potete farlo con tante opere diverse e divertirvi con gli amici a scuola o in famiglia. Ciao, a presto!